Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Come state? Come ve la passate nella giornata di oggi? Qui a Torino c'è un bel sole e quindi che bello quando tu hai la roba stesa appunto negli stendini piazzati in balcone e c'è un sole pazzesco. Cioè nella giornata di oggi non c'è una nuvola, cielo terso, pulito e solo sole. Infatti si sta anche bene, stranamente ho le mani tiepide, non calde, tiepide. Belle cose, cose da segnare sul calendario. Allora, ma perché siamo qui oggi? Sono qui oggi per mostrarvi ovviamente dei prodotti beauty. Di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di prodotti beauty, ovviamente sì, una parte mi sono stati regalati, una parte li ho acquistati. La parte che ho acquistato faceva parte di questione di esigenze, nel senso che ho terminato quella categoria di prodotti lì e quindi ho deciso di fare un po' di scorta. In realtà non è che ho fatto chissà quale scorta, ne ho comprati 3-4, ma adesso li vedrete. Nell'altra parte invece di prodotti, quelli che mi sono stati regalati semplicemente da Simone. Scusatemi, mi sono stati regalati questi prodotti da Simone il giorno. C'ho la saliva che mi va per traverso proprio adesso. Ok, mi sono stati regalati questi prodotti da Simone proprio il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio. Perché nel giorno dell'Epifania Simone mi fa il regalo o io gli faccio il regalo? Semplicemente perché nel nostro legame, nel nostro matrimonio, nel nostro rapporto, relazione, come lo vogliamo chiamare, il 6 gennaio è una data piuttosto importante, visto che il 6 gennaio di 14 anni fa ci siamo conosciuti alle ore 14:30. Per essere proprio precisi, precisi. Quindi capita, non, cioè non sempre in realtà, non spesso, ma non sempre, che il 6 gennaio ci facciamo dei piccoli pensierini. Devo dire che io a questo giro non gliel'ho fatto, per onestà, perché non ci ho pensato, cioè chiaramente la ricorrenza me la ricordavo, però non ci ho pensato, ma sono sempre in tempo per farglielo, eh. A parte che io già tutto l'anno lo vizio mio marito, perché è proprio una cosa che mi piace fare già a me, quindi. E invece lui, devo dire, mi ha sorpreso, mi ha fatto un bel regalino. Regalino che ha a che fare con i prodotti beauty, se no non starei qui a mostrartelo, ma regalino che ha a che fare soprattutto con un marchio che io amo particolarmente e chi mi segue qui sul canale da un po' di tempo può benissimo averlo intuito. Non perché io lo pubblicizzi, in realtà, però di questo marchio io praticamente ve ne parlo sempre. Ok? È giunta l'ora di mostrarvelo. Parliamo della Perlier, parliamo della Perlier, cioè avevo già dato gli indizi col verbo. Allora, appunto il 6 gennaio mi ha fatto trovare questi piccoli regalini. Chiaramente Simone più o meno conosce i miei gusti e a volte, non sempre, si ricorda determinati prodotti che io cercavo nel passato. In particolar modo, mi ha preso. Praticamente mi ha preso un mix di prodotti che alcuni li conoscevo già. Quasi la maggior parte, e altri, anche se non li conosco, mi tornano comunque utili perché non ce li ho. Quindi direi di cominciare subito. Allora, il primissimo prodotto che mi ha regalato è un prodotto che io sono andata a cercare alla Perlier per diversi mesi, credo nel 2020. Ma sì, io credo nel 2020 perché nel 2021 d'estate non sono andata alla Perlier, quindi parliamo del 2020. Ho cercato questo prodotto nel 2020, pareva essere uscito di produzione o comunque pareva non essere presente nei punti vendita dove lo cercavo io, ma finalmente è tornato e quindi è ritornata e Simone appunto me l'ha regalata l'acqua profumata da 200 ml al fior di zafferano. Quindi fior di zafferano di Zanzibar. Non so se l'avete mai provata, è un po' peculiare come acqua profumata perché risulta essere un po' amarognola. Del resto lo sapete che lo zafferano è una spezia che ha questa finitura amarognola. A me nei profumi, se riesco a parlare, se riesco a articolare bene, a me nei profumi piace particolarmente, ma mi piacerebbe ricevere una volta o andare a raccogliere io personalmente il fiore di zafferano, ma esisterà qui in Italia? Boh, non lo so, perché il fiore dello zafferano mi ipnotizza tutte le volte che lo vedo. Non solo i petali, ma anche i pistilli. Poi, tra l'altro, è una delle poche spezie che mi piace particolarmente anche mangiare, quindi amo lo zafferano, non so se si è capito. Di questa linea qui, fior di zafferano di Zanzibar, avevo provato in passato il bagnoschiuma e ve l'ho fatto vedere sicuramente, perché tutte le cose beauty che io provo
ve le faccio vedere qui sul canale, ma sicuramente è un prodotto che ormai vi ho fatto vedere tipo nel 2019, quindi solo chi mi segue da un po' può sapere questa cosa qui. Quindi sono molto molto contenta di avere questo fior di zafferano finalmente a casa, finalmente disponibile. Molto 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 contenta. Ok. Ok, poi altra acqua profumata che mi ha preso sempre Simone è un'acqua profumata che io conosco benissimo perché avevo provato in mini size e l'avete vista sicuramente recensita in uno dei miei tantissimi video profumi finiti. Perché quando io registro il video profumi finiti inserisco dentro chiaramente anche le acque profumate, questo sia chiaro. Mi cola il naso, scusatemi. Ok. Questa acqua profumata è sempre da 200 ml ed è la mitica, il mitico anemone del Giappone. Si chiama anemone del Giappone questo fiore, ma in realtà è un fiore cinese. Non si sa perché si chiami anemone del Giappone, questo me lo chiedo sempre perché è un fiore cinese, però è veramente, veramente buono. Questo, proprio totalmente differente dal fior di zafferano, è una profumazione tipicamente floreale e tipicamente primaverile, quindi un fiore piuttosto fresco. Non riesco a dire acquatico perché non è proprio acquatico, però è molto primaverile, cioè quando lo spruzzate sentite proprio un bouquet che vi ricorda subito la primavera. È veramente buonissimo. Io ce l'avevo in... Avevo proprio la goccia, dovevo darmi una grattata al naso. Io ce l'avevo, dicevo, in mini size, mi sembra da 30 ml, me lo sono veramente goduto, me lo sono bevuto questo anemone del Giappone e quindi ce l'ho di nuovo, molto molto felice di queste due acque profumate. Andiamo avanti. Altro prodotto che Simone mi ha regalato è un bagnoschiumino piccolino della linea Honey Miel, che è una delle linee più buone secondo me a livello ovviamente olfattivo della Perlier. Partiamo dal presupposto che a me le cose della Perlier mi piacciono tutte, cioè non ho mai trovato un prodotto della Perlier, parlo sempre a livello olfattivo, che non mi piacesse, ma questa qui al miele è veramente, mamma mia, è buonissima, buonissima. Se vi piacciono le finiture mielate nei profumi, nei bagnoschiuma, dovete assolutamente provare la linea Honey Miel, questa qui della Perlier. Mi rendo conto che il marchio Perlier non è distribuito in maniera uniforme in tutta Italia e questo già mi solleva una domanda, ma poi non capisco neanche perché non esistano i monomarca proprio, cioè esistono alcuni prodotti venduti in alcuni supermercati o in alcuni franchising. Non si capisce come mai la Perlier non abbia un po' irradiato i suoi monomarca per tutto il territorio nazionale. Questa è una domanda che mi pongo, a cui non so dare risposta. Bisognerebbe scrivere alla Perlier. Quindi, mini crema doccia da 75 ml al miele. Non vedo l'ora di utilizzarlo, cioè questo me lo metto subito subito nel lavandino per lavarmi al mattino a pezzi. Fantastico. Poi mi ha regalato un prodotto che io tendo ad utilizzare più d'estate, ma anche d'inverno, devo dire, ed è lo scrub esfoliante, come lo volete chiamare, all'italiana esfoliante, all'inglese scrub, alla francese gommage. Questo qui in particolare si chiama doccia gommage tonificante ed è della linea Thai Coco. Questi sono 250 ml di prodotto e in realtà non è solo uno scrub. Io preferisco gli scrub da soli per poi andare a utilizzare in seguito allo scrubbaggio il mio bagnoschiuma favorito. In realtà questo è un prodotto che nasce per fare sia scrub che detersione insieme, quindi basterebbe utilizzare solo questo prodotto per farsi la doccia, ma credo che io utilizzerò sia questo che il mio docciaschiuma di fiducia. In questo preciso momento il mio docciaschiuma di fiducia, quello che sto usando in questo preciso istante della mia vita, è Legni Fruttati di Erbolario, che mi è stato regalato dalla mia amica Irene, a cui mando un bacione e che per Natale mi ha fatto recapitare una scatola gigantesca piena di robe meravigliose che io vi presenterò poi in seguito nei prodotti finiti, nei prodotti preferiti, nei prodotti flop, chi mai può saperlo, cioè tutto può essere. Comunque non vi preoccupate, recensisco tutto, lo sapete. Quindi, c'ho i peli di Punky negli occhi. Quindi, doccia gommage Thai Coco, 250 ml di prodotto, però vi dico che il tubo pesa. Mi piace perché vedo tanti bei granellini, mi sembra quasi
un kiwi e non vedo l'ora di provarlo. Io credo di aver già provato qualcosa di questa linea qui della Thai Coco, ma non mi ricordo bene che cosa. Boh, non lo so, non mi sembra questo qui. Poi, altro prodotto che mi ha preso Simone, sempre della linea Honey Miel, sapendo che mi piace molto, è questo profumino qui per il corpo. Sempre linea Honey Miel, però questo qui è miele con zenzero. Io invece avevo miele con fiori bianchi, non so se ve lo ricordate, ve l'avevo presentato un po' di tempo fa, l'ho finito ormai da tempo, l'avete già visto nei prodotti finiti. Sono 30 ml di prodotto e anche questo non vedo l'ora di utilizzarlo, anzi me lo spruzzo subito, visto che non me lo sono ancora spruzzato perché questo sacchetto è intonso da tanti giorni e da un po' che devo registrare questo video. Qui lo zenzero si sente tantissimo, l'apertura è proprio zenzerosa, molto pizzicante, ma non pizzicante, no, non pizzicante, un po' esplosivo, mi piace, questo ha carattere, questo è un profumo che ha carattere, credo che lo utilizzerò sempre come acqua per il corpo, oppure per i piedini, non lo so, adesso devo vedere come alternerò le acque profumate a questo prodottino qui, vedremo. Tanto ve lo farò sapere in corso d'opera, sapete che io vi aggiorno sempre. Quindi Honey Miel, miele zenzero. Molto buono, molto, molto esplosivo, molto d'impatto il primo spruzzo. Questo ce lo vedo bene anche in un uomo, mi piace. Poi, altro prodottino che mi ha preso della Chelemata è un doccia schiuma mini, vediamo qua da quanto è, questo qui da 50 ml, doccia schiuma mini, cannabis e mate. Quindi cannabis, olio di canapa, canapa e erba mate. Non ho idea di come sia. Cazzo, che buono! Molto buono. Ma a me tutti i profumi che contengono l'olio di canapa mi piacciono molto. I profumi, i prodotti che contengono l'olio di canapa mi piacciono molto. Per quanto riguarda invece a livello olfattivo, sono una nuova scoperta, non lo so. Questo mi piace. E si sente subito, non è uno di quei profumi, dai e questi profumi, non è uno di quei bagnoschiuma dove devi infilare il naso dentro per sentirlo, appena lo apri ha un profumo prorompente, quindi lo provo e vi faccio sapere. Ok, ultimissimo profumo, che in realtà non è un profumo, perché continuo a dire profumo? Vedete che il fatto di parlare di profumi mi influenza a tal punto che poi dico sempre sta cazzo di parola profumo, basta. L'ultimo prodotto che ho trovato all'interno di questo sacchettino, non è proprio un profumo profumo, ma è uno spray per ambiente, quindi un profumo per gli ambienti. Non so se ve lo ricordate, ve l'avevo già raccontato qualche tempo fa, a me piace particolarmente un prodotto della Just che si chiama Eucasol. È uno spray all'eucalipto che ti promette, e quello che promette fa, ti promette appunto di andare a rimuovere gli odori e di purificare l'aria appunto con questo sentore, con questo effluvio molto molto forte di eucalipto mentolato, molto forte. A me piace tantissimo quando ci sono degli odori sgradevoli, al di là del bagno, perché può capitare in bagno che ci siano degli odori sgradevoli, avendo la lettiera, avendo il water, in bagno capita che ci sono questi odori, ma non solo in bagno, io parlo proprio anche nell'androne qui di casa, nel pianerottolo, se magari la dirimpettaia ha cucinato delle cose tipo topi morti, e capita spesso, vado con una spruzzata di Eucasol e torna la vita in me. Ecco, Simone mi ha preso una cosa analoga però della Chelemata, prodotto che io non avevo assolutamente visto, l'ho visto perché non posso dire di no, però non avevo assolutamente proprio, come dire, non l'avevo proprio pensato, non l'avevo proprio calcolato. Si chiama Elisir di Eucalipto, spray per ambiente, spray purificante per ambienti ed è della Chelemata. Sono 250 ml di prodotto, quindi quando terminerò l'Eucasol della Just, che mi è stato regalato da mia zia perché io non lo compro perché è troppo caro, cioè quando, di solito quando finisco l'Eucasol della Just compro altri prodotti analoghi, magari li compro online su quei siti Macro Librarsi, Sorgente Natura, eccetera, eccetera, li compro analoghi, ma che costano almeno la metà. Eucasol costa sui 18,20 euro e io quando cerco quei prodotti lì cerco di spendere sugli 8-9 euro. A volte ce la faccio, per esempio, avevo usato uno spray per ambienti sempre all'eucalipto che si chiama Eupin, molto buono, non irradia bene, cioè non irradia
ampio come irradia appunto Eucasol e proverò questo qui. Vediamo se irradia, se si sente e se fa appunto lo stesso effetto di Eucasol. Quindi Elisir di Eucalipto, spray per ambienti. Spray purificante. Ora, se purifichi l'aria, non credo, però che almeno la profumi e che faccia togliere questi odori di topazi morti che a volte ci sono qui nella scala, che sono veramente letali. Poi l'unico campioncino è sempre, fa parte sempre della linea Honey Miel ed è appunto l'elisir di miele, che non è nient'altro che il bagno crema, cioè praticamente è questo qui. Questo qui è il doccia crema, questo è il bagno crema Honey Miel. Questi prodotti hanno una profumazione paradisiaca, però come dicevo prima io non sono forse tanto attendibile perché veramente non c'è un prodotto della Perlier che io abbia provato e abbia detto che schifo, mai successo, cioè mai, mai. Quindi ricapitoliamo, allora spray purificante per l'ambiente Elisir all'eucalipto della Chelemata, sempre della Chelemata questo piccolo doccia schiuma 50 ml cannabis ed erba mate, poi abbiamo questo profumino qui Honey Miel, quindi miele e zenzero, che mi piace veramente tanto, adesso sta diventando più mielato. L'apertura è talmente, ti dico, talmente euforica che sembra quasi un prodotto pepato, sembra quasi una cosa da uomo. Boh. Il doccia gommage Thai Coco da 250 ml di prodotto, poi il mitico bagno crema Honey Miel da 50 ml, 75 ml, fantastico. Il campioncino, vabbè, sempre lo stesso. Poi abbiamo le mitiche acque profumate, queste io ve le consiglio tantissimo. Allora, la Perlier ha un vasto assortimento di acque profumate, ha il sandalo del Kashmir che mi piace tantissimo, ha il vetiver di Java che è un altro dei miei preferiti, ha il ginepro di Corsica, meraviglioso, il muschio bianco forse del Tibet, poi ha la fresia di Lanzarote, la lavanda, l'iris dei colli toscani, cioè ci sono, adesso c'è anche lo zenzero di Giamaica, cioè ci sono una miriade di profumazioni, però queste due mi rimangono particolarmente a cuore. Una perché è amarognola, fior di zafferano, io adoro lo zafferano, lo sapete, ve l'ho detto prima, e poi anemone del Giappone perché è una profumazione floreale primaverile. Ma non voglio perdere altro tempo perché questo era un recap. Quindi questi sono i regalini che mi ha fatto Simone per la Befana. Per quanto riguarda invece i prodotti che mi sono comprata io, sono dei prodotti di cui necessitavo perché ho terminato praticamente tutti, e dico tutti, gli shampoo. Allora, in questo momento, preciso momento, ve l'ho anche detto nel video dei prodotti finiti, sto utilizzando lo shampoo e il balsamo di Balea. Ok, sono prodotti che ho trovato nel calendario dell'avvento di Balea. Fortunatamente sono in mini size perché nessuno dei due è proprio proprio adatto a un capello come il mio, che è un capello appunto grasso. Poi, una volta terminato quello shampoo lì e quel balsamo lì, non ho più shampoo. In realtà sono andata da Ipersop qualche tempo fa, mi sono comprata una tinta poi per fare in futuro quando avrò più capelli bianchi, quando questo violetto qui se ne andrà via, mi sono comprata una tinta e da Ipersop quel periodo lì ti regalavano uno shampoo, uno shampazzo da 400 ml, mi sembra veramente enorme, che non ho intenzione di utilizzare perché non fa parte degli shampoo che piacciono a me, ma soprattutto degli shampoo che mi lavano a me i capelli. Ed è uno shampoo per capelli colorati, se non sbaglio, colorati, sfibrati e danneggiati, ma non fa parte di quegli shampoo che utilizzo io. Poi magari una volta che Simone lo metterà in utilizzo, perché ho deciso di darlo a lui, di destinarlo al suo utilizzo, una volta che lo metterà lui appunto in uso, lo proverò anch'io e vi farò sapere. Però parto già un po' prevenuta, ma poi non è che parto prevenuta, è che è un prodotto che mi è stato regalato, l'ho preso perché nei negozi ti regalano mai niente, quando ti regalano qualcosa lo prendi con molto piacere, però non è un prodotto che ho scelto, di conseguenza è un prodotto che mi è arrivato, non so com'è, boh. Invece mi sono comprata due shampoo, allora ve li faccio vedere. Il primo shampoo si chiama, cioè si chiama, non so se si chiama così, boh. L'ho preso su Macro Librarsi, si chiama Shimare, non so se Shimare è la marca o la marca è Vegetal Import, boh, non lo so. Comunque si chiama Shimare ed è uno shampoo per capelli delicati e fragili alla coturnice,
alle uova di cotornice. È uno shampoo carissimo che costa tipo 14 euro, ma io avevo uno sconto in quel momento su Macrolibrassi di 4 euro, quindi l'ho pagato sui 10 euro. Ed è uno shampoo che io ho comprato per una semplice ragione, che adesso vi andrò a dire e che forse vi farà indignare. Tanto vi faccio vedere come si presenta lo shampoo. È uno shampoo in acqua, quindi andrà diluito. Vedremo, vedremo se mi soddisfa. È un po' liquido. In realtà non c'era, è scritto nella descrizione, però lo sto vedendo adesso che è liquido. Boh, vedremo. L'ho preso per una motivazione molto semplice. Adesso ve la dico. Forse mi indignerete. A me piace molto il comico Crozza. Crozza ogni tanto imita, tra le sue tante imitazioni, che ne so, di Zaia, di De Luca, fa un sacco di imitazioni. A me mi fa schiantare dalle risate quando imita lo scrittore, scultore, Mauro Corona, di cui io tra l'altro ho letto un libro, mia mamma ne aveva letti diversi. Non so se sapete chi è Mauro Corona, è uno scrittore sicuramente, ma oltre a essere scrittore e scultore, è famoso proprio per essere un montagnolo che viene sempre invitato nella trasmissione di Rai 3, quella con Bianca Berlinguer, quella che si chiama Carta Bianca. Viene invitato lì e quando Crozza fa le sue imitazioni, in una delle ultime, riprendeva un discorso che ha fatto Mauro Corona proprio a Carta Bianca, in cui parlava della cotornice. Che cos'è la cotornice? È un uccellino, un uccello, credo che sia più una quaglia. Quindi uccello è il genere, è la specie, il genere, non lo so neanche io perché non mi intendo di animali. Comunque, la cotornice credo che sia tipo una quaglia. E questo shampoo è fatto con le uova di cotornice. Ma a me l'acquisto è scattato perché quando ho letto cotornice mi è venuta in mente l'imitazione che fa Crozza di Mauro Corona quando dice dell'importanza appunto di questa quaglia, della cotornice. Non ho capito se la cotornice è una quaglia che sta andando in estinzione, non lo so. Ma quando ho letto shampoo alle uova di cotornice non ho capito più niente e l'ho comprato. Vedremo come va, perché è uno shampoo molto liquido. E quindi chissà, non ve lo so dire, non c'era scritto nella descrizione, infatti mi fa un po' incazzare e l'ho scoperto adesso una volta che ho aperto il flacone, ho visto che c'è un sacco di acqua dentro. Vedremo come va, lo provo e vi farò sapere. Speriamo non mi deluda come quel famoso shampoo che avevo comprato tempo fa, sempre in uno di questi siti, al Palo Santo, che poi ho dovuto ovviamente regalare perché era una roba terrificante. Ovviamente che fai? Ne compri uno solo di shampoo, ma ne compri due, almeno già che sei lì che fai l'ordine, uno ok, ne prendi un altro. Ho comprato purtroppo un prodotto di cui sento sempre parlare, io non sono una persona che compra le cose che vanno di moda, però ho ascoltato le stories su Instagram di Elena Corsi Buttini, che è una divulgatrice scientifica che si occupa in special modo di capelli, quindi di tricologia, e a quanto ho capito questo prodotto è un prodotto efficace, scientificamente provato, e quindi ho detto perché non provarlo? Di cosa sto parlando? Sto parlando di Olaplex. Io sinceramente devo essere proprio onesta perché mi piace essere onesta e trasparente, è proprio il mio modo di essere, non ho la più pallida idea di che cosa sia questo prodotto, cioè ho capito che è un prodotto che va bene per chi ha i capelli molto danneggiati da tinture e forse anche decolorazioni. Credo di aver capito questo. Io decolorazioni non ne ho fatte, però tinture ne ho fatte un casino nella mia vita, sempre. Quindi, a quanto pare, questo pare essere un prodotto veramente efficace, anche proprio scientificamente provato. Ci sono delle prove che sia efficace e quindi ho detto mi prendo la mini size da 100 ml. Si chiama Olaplex numero 4 shampoo. Non è liquido, vedo che è abbastanza solido, sono 100 ml, lo provo e vedrò di farmi un'idea. Purtroppo è un prodotto abbastanza caro perché sono 100 ml e costa comunque 9 euro. È caro, su questo ne sono pienamente convinta. Ho comprato anche il balsamo semplicemente perché non ho appunto un altro balsamo di scorta quando finirò quello lì di Balea e allora mi sono presa sempre il balsamo numero 5 che fa parte appunto della stessa linea. Shampoo, balsamo.
Vedremo come mi trovo, non garantisco niente. È un prodotto di cui si sente veramente parlare tantissimo, dicono che faccia miracoli, vediamo, io non lo so. Poi avendo io anche un capello piuttosto particolare, quindi grasso, fine, che tende anche alla caduta, non so come mi troverò con questo prodotto. È stata proprio una scelta così, dettata dal fatto che ne ho sentito parlare veramente benissimo, dicono che è super efficace, vediamo. Penso che metterò in utilizzo entrambi, sia Olaplex che lo shampoo all'uovo di Cotornice. Penso che li metterò in uso insieme, perché a me piace alternare almeno due shampoo. In questo momento, avendo solo quello di Balea, sto usando solo quello. Quell'altro che mi ha regalato appunto Ipersop, non so se poco fa ve l'ho detto, è di Palette, se non sbaglio. Testa Nera Palette, Schwarzkopf e... Ho deciso appunto di darlo a Simone, anche se Simone di solito è abituato a usare il Restivoil, ma ultimamente mi ha detto che vuol provare di nuovo a tornare agli shampoo normali. Vedremo se quello shampoo lì è efficace, vedremo come si comporta, vedremo tante cose in corso d'opera, lo sapete che vi aggiorno. Ultimissimo prodotto che mi sono comprata è un'acqua micellare per lo struccaggio di quando faccio queste bellissime impalcature, eh? Che richiedono un certo impegno, sia il trucco che lo strucco. Allora, io normalmente uso un'acqua micellare molto molto semplice, acqua micellare, quindi un'acqua saponata. La uso con i dischetti di cotone, poi mi lavo il viso o con la saponetta, quella che ho lì appunto nel lavandino, in questo momento quella di Nestidante che si chiama Milano, oppure con Effaclar, dipende come ho la pelle in quel periodo. Ho appena terminato il ciclo, è stato un ciclo veramente provante, sia a livello fisico, perché i cicli, io non so se anche voi donne, se siete donne e mi state ascoltando, se anche i vostri cicli sono diversi. A volte sono particolarmente provanti, a volte manco li senti. Il ciclo che ho appena avuto è stato provante anche dal punto di vista della pelle. Anzi, io mi ero già accorta che sarebbe stato un ciclo provante, un ciclo infingardo, perché qualche tempo prima mi è venuta una fioritura qua di brufolazzi, che non ho coperto, e quindi sono proprio... È andata via la fioritura, però prima erano veramente belli e anche qui, chiaramente. Quindi ho avuto delle fioriture importanti. Penso quindi che utilizzerò Effaclar in questi giorni post detersione, scusatemi, post struccaggio, detersione con Effaclar. Ma veniamo al punto. Sto quasi terminando l'acqua micellare che in questo momento è un'acqua micellare da 400 ml ed è della Kleenex, una semplicissima acqua micellare che trovate in tutti i supermercati, molto molto valida e molto molto economica, forse costa 2 o 3 euro, costa pochissimo, ce n'è tanta ed è veramente valida perché a me strucca quando faccio appunto queste belle impalcature, come dicevo prima. Ho deciso di comprarmene un'altra e l'ho comprata in farmacia. Perché? Boh, perché ero lì e mi sono fatta turlupi. No, in realtà nessuno mi ha pubblicizzato, sono proprio andata io diretta alle acque micellari per guardarle, per scrutarle, osservarle, per farmi un po' prendere e poi mi sono fatta appunto prendere. Ne ho comprata una, proprio acqua micellare, quindi sempre per lo struccaggio, del marchio Darphin. Si scrive Darphin, ma si legge Darphin. Marchio, credo, francese, sì, perché qui è... No, marchio francese nel senso Parigi, però made in UK. Vabbè, marchio francese che fa fare le cose però in the United Kingdom, nel Regno Unito, va bene. Si sente parlare molto spesso di questo marchio, Darphin. Lo dipingono come marchio molto buono per i prodotti di skincare. Io non lo so, non ho mai provato assolutamente niente, se non forse dei campioncini. Ma parliamo di tanto tempo fa, quindi non mi ricordo nulla e ho deciso di buttarmi appunto sull'acqua micellare, visto che è un prodotto che io utilizzo. Per me, per esempio, per il mio struccaggio non vanno bene i bifasici perché i miei occhi non sopportano, così come il mio corpo, così come me stessa, noi non sopportiamo, io e il mio corpo, gli oli. Se io uso un bifasico, io poi mi strucco. Alla sera vado a dormire nel bel mezzo della notte alle 3-4 del mattino, mi alzo, mi prudono gli occhi fortissimi, devo andare in bagno, mettermi mezzo litro di collirio di qua, mezzo di qua, aspettare, c'è una rottura di palle infinita. Quindi io il bifasico non lo posso usare perché la forma oleosa per me non va bene. Per cui acqua micellare. Vedremo se questa qui di Darphin supera le aspettative o perlomeno le raggiunge, insomma.
che non mi faccia proprio pietà perché è un prodotto che non costa poco, costa più di 15 euro. L'ho voluta provare proprio perché quel giorno in farmacia c'era il 10% di sconto, che è veramente poco, quindi 15 euro, 1,50 euro. L'ho comprata perché ne avevo bisogno, volevo togliermi uno sfizio e in più c'era anche lo sconto. Cerchiamo di essere onesti nella vita e con se stessi. Bene, la proverò non appena termino la mia acqua micellare di Clean Hands e vi farò sapere come. Voi la conoscete? Quanti ml sono? 200 ml di prodotto e poi con che cos'è? Con fiore di azahar. Io il fiore di azahar non lo conosco, però boh, vi farò sapere. Niente, io spero che abbiate gradito questo video. Era un video regali più acquisti. Se conoscete i tali prodotti, fatemelo sapere. Se siete rimaste anche un po' rimasti incuriositi da questi prodotti. Io ovviamente vi aspetto nei commenti e sicuramente non mancherò di farvi sapere la mia review, la mia recensione sui tali prodotti. Quelli della Perlier li conosco quasi tutti. Molto buono, ma questo qua è quasi da uomo, eh? Ve lo dico chiaramente. Se avete un marito che ama le profumazioni un po' esplosive, un po' pepate, questo qua, miele zenzero, è buonissimo. Mi piace tantissimo. Ma anche questo secondo me potrebbe essere un po' maschile. Molto buono. Cannabis e erba mate. Vai. Bon, vado a mettere via tutti questi prodotti, vi aspetto nei commenti e vi mando un abbraccio e un bacio. Ciao!